Biancorossi al lavoro per preparare al meglio la gara di sabato, gara 1, quella di finale playoff. Per la prima volta la squadra è al completo, anche i giocatori che erano stati colpiti dal virus intestinale adesso sono tutti a disposizione di coach Moretti. Casa Biancorossa si respira ovviamente quell'aria, quell'atmosfera tipica che c'è in attesa alla vigilia, insomma, di una finale, una finale importante che vede il palazzetto praticamente del tutto esaurito. E a proposito di questo, i ragazzi della Baraonda Biancorossa ricordano che sabato sarà fondamentale venire tutti con una maglietta bianca. Stavolta non è un fatto di scaramanzia, ma perché il pubblico sarà parte integrante di una coreografia che, come giusto e normale che sia in tutte le migliori tradizioni, sarà top secret. Ma il clima in spogliatoio è il clima che deve esserci prima di una finale, quindi siamo tutti molto, molto concentrati e siamo tutti pronti per giocare questa finale. Il vantaggio, almeno si spera sia così, di partire in casa è importante, si sente o va accolto al volo? È una cosa che dobbiamo sfruttare e cogliere sicuramente, ma tutte le partite sono da giocare, le finali vanno prese tutte molto con i piedi di piombo, quindi dobbiamo stare attenti e non dobbiamo assolutamente sottovalutare gli avversari. Brescia è una squadra che un po' anche fra l'altro, insomma, come Pistoia, no? Diciamo, non era nel lotto delle pensabili finaliste, però insomma adesso siete tutti e due qua ed è una squadra, come ho detto, tutti da fare grande attenzione, vero? Bisogna prestare molta attenzione, perché se sono arrivati in finale così come ci siamo arrivati noi è perché evidentemente ha meritato di arrivarci. Non credo che qualche squadra abbia potuto regalare qualcosa a Brescia, così come nessuna squadra ha regalato niente a noi. Se ci sono arrivati è perché hanno giocato una pallacanestro migliore delle altre squadre e hanno meritato di arrivarci, così come l'abbiamo meritato noi. Sarà una degna finale, per secondo me rispecchia quello che è stato il finale di stagione, cioè le squadre che hanno giocato una pallacanestro migliore, soprattutto nel finale di stagione, si ritrovano in finale ed è giusto così. Senti, per vincere Pistoia dovrà giocare da Pistoia? Sicuramente, l'abbiamo fatto finora, non vedo il motivo per il quale non dovremmo farlo in finale, anzi in finale ancora di più.